finalmente mi è arrivato il Beta 65. Sono veramente felice di sto dronino perché sto vedendo in giro che ha delle grandissime potenzialità per divertirsi. Ed ecco che parto con l'unboxing. Allora abbiamo un telaio, props, canopi di riserva, batterie, connettorini vari, un caricabatterie e il drone. Shakera, shakera, voilà. Allora, cosa esce da qua? Eliche, queste sono le 12-19S, l'unità per collegarlo al computer, quindi questo va nel drone e questo poi serve per collegarlo al computer. Ah, con una canopy di riserva anche, è veramente piccolissimo. Questa è la testa del mio cane, veramente, veramente micro, molto morbido il telaio. L'ho preso con dei motori spinti, ho preso la versione race perché è quello che magari aiuta di più a uscire fuori da eventuali manovre complicate. Non vedo l'ora di bindarlo e di provarlo soprattutto. Che spot! Bellissimo, pieno di archi per fare i trick. Allora vi faccio vedere un po' come mi sono organizzato. Ho preso questa dal DJI Avata 2 all'interno. All'interno ci ho messo tutta la roba, quindi occhiali analogici, radio gigante che è entrata bene, batterie, caricabatterie, lipo per caricarle, c'è un po' di tutto. Non riesco a fare il trippy spin, ragazzo. Posso dire che dalla prima lipo già si capisce che è un grande, grande drone. Provo un attimo a fare aumentare l'angolo della telecamera. Bisogna svitare qua e mettere un buco indietro. Secondo buco? Sì, fallo il secondo buco. Vediamo se... Questo coso senza vento c'ha davvero del gran potenziale. Lo spot magnifico, si presta tantissimo, raga. Stupendo. E che dire, Pietro? Ah, io sapevo che ti sarebbe piaciuto questo posto. Da cosa lo sapevi? Lo sentivo, lo percepivo. L'abilità però sarà far scivolare un aereo di 1,10 m qua dentro. Don't need it tonight, my heart.
I paletti che escono dal tetto. Beh. Wow, fra. Fra, comunque si vede da come vola che non è una stronzata sto drone. Fra, questo per imparare credo sia... Cioè, ti diverti proprio come un pazzo. È indistruttibile, eh? Mai dire mai. Maral Baron. Invece secondo me tu lo fai campare, fra. Cioè tu porti al limite e scassi dopo un tot i droni 5. Questi qua sono delicati, cioè secondo me manca un coglione, fra, si sfonda. Dipende comunque da quante botte gli dai. Dipende, ma comunque mi credi sono scioccato, fra. Io sono scioccato, fra, perché non pensa... Sì. Perché guarda, purtroppo sono sempre stato scettico. Sì. Ma stai variando assai proprio. Eh sì, fra. Guarda, prendi a Toby, ha visto qualcuno. 8 lipo in questo spot fantastico per capire che questo dronellino fa paura, raga. È bellissimo.